Ciao da Luca di Network Marketing Formula. In questo video voglio parlare dei tre grossi contro, cioè dei tre grossi lati negativi che ha un'attività di network marketing. Mi dirai, Luca, ma vuoi essere pessimista? Perché sei così negativo? In realtà io penso che per svolgere l'attività in maniera professionale bisogna avere un'analisi, un approccio anche critico. Per essere non additati come degli invasati, ma per avere chiara la situazione ed essere onesti con noi stessi e valutare i pro e i contro e magari porvi rimedio. Il primo grosso contro di un'attività di network marketing è il controllo. Cosa significa? Significa che noi, in qualità di network, di distributori indipendenti, non abbiamo assolutamente influenza sulle decisioni aziendali. La possiamo raccontare come vogliamo, però se un'azienda decide di cambiare piano compensi, decide di cambiare composizione di un prodotto rendendolo meno efficace, decide di tirarsi indietro dal prelancio in un determinato paese, noi in qualità di affiliati non abbiamo assolutamente potere. Quindi questo è un grosso lato negativo, però dobbiamo esserne consapevoli e quindi non dobbiamo lamentarci o impazzire quando si verificano certi episodi. Un secondo grosso lato negativo, che alcuni invece lo vedono sbagliando, secondo me, in maniera positiva, è la soglia d'ingresso. Cioè, cosa significa? Che entrare nel network marketing costa veramente poco, da 0 euro a poche centinaia di euro. E questo implica il fatto che, passatemi l'espressione, possono entrare cani porci. Cioè, possa entrare anche chi non gliene frega niente, entra svogliato, non si compromette, perché 200 euro, sinceramente, non sono nulla. E fa l'attività in maniera sbagliata e va a creare terra bruciata nei confronti sia delle aziende che rappresenta, ma anche del network marketing in generale. Perché ricordiamoci bene che i veri, fra virgolette, nemici del network marketing non è chi non l'ha mai fatto, ma chi l'ha fatto e non ha raggiunto risultati spesso per colpa sua. Quindi possono entrare tutti, di conseguenza un altro lato negativo è che entrando tutti c'è tantissima concorrenza. Non solo per quanto riguarda la singola azienda che noi andiamo a rappresentare, ma riguardo il mondo del network marketing. Perché ci possiamo, se pensiamo a 20 anni fa, in realtà le grosse aziende sono due, Herbalife e Amway. Adesso, nel 2015, nasce un network marketing ogni 30 giorni. Di conseguenza la piazza è sempre più affollata e per fare i veri risultati devi essere veramente bravo. Quindi chi ti dice di contattare amici, parenti, 2 ore a settimana? Passami, scusami, il francesismo, ma è una cazzata. Per fare i soldi in questo momento nel network marketing bisogna essere dei professionisti e bisogna diventare bravi. Se no i soldi non si fanno, si perde tempo, anzi si perdono i soldi. Ok? Mentre il terzo lato negativo, che per fortuna non tutti i network hanno, è il fatto che spesso i prodotti o i servizi delle compagnie di network marketing in realtà non soddisfano un bisogno. Cosa significa? Significa che il prodotto viene utilizzato esclusivamente da chi fa anche network e non ci sono clienti. Mi sta bene che nella fase iniziale, quando un network sta per essere lanciato, si pensi prima alla rete e poi ai clienti. Però nel lungo periodo un network diventa sostenibile quando sono più i clienti dei distributori. Se no è un susseguirsi di acquisti di pacchetti, di autoship forzati per ricevere commissioni e di questo andazzo si arriva corti. Quindi stiamo molto attenti quando valutiamo un network se il servizio o il prodotto può reggere nel mercato indipendentemente dal sistema network. Abbiamo visto quindi in questo video i tre lati negativi, il controllo che non si ha, la soglia d'accesso molto bassa che fa sì che tantissime persone possono farlo e fra virgolette sputtanano anche un po' il mondo del network marketing. E il terzo lato negativo, che per fortuna in pochi hanno, il fatto che alcuni prodotti non soddisfano nessun bisogno. Quindi il network regge solo perché continuano a iscriversi persone come distributori. Queste grandi informazioni le puoi trovare anche in maniera logicamente più dettagliata, con una visione che non parla solo del network marketing, ma parla di marketing e parla di imprenditoria a 360 gradi in un grandissimo libro che ho letto qualche tempo fa, che si intitola Millionaire Fast Lane nella versione inglese, mentre nella versione italiana, ti lascerò il link qua in descrizione, si intitola Autostrada per la ricchezza. Ti ringrazio per avermi sentito fino adesso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!